Yeah.
My son, ask for thyself another kingdom. Do they betray thee? These tombs.
Let's go!
provincia di Vicenza, since 1988. Nonostante questo impervio clima, climaticamente sfavorevole per i nostri abbigliamenti tipici del metallaro anni 80, abbiamo deciso in questo momento preciso di farvi un bel regalo. La prossima canzone è infatti un classico di Black Sabbath, tratta dall'album Paranoid del 1970. Ebbene, la prossima canzone si chiama War Pigs! Thank you.
Siete quasi un pubblico eccezionale, seppur variegato. Ebbene, ripeto, noi Betrayal, una e sola possibilmente, siamo attivi dal 1988. Pensate quante cose erano diverse nel 1988. Non c'erano i cellulari, non c'era internet, c'erano un mucchio di soldi. Ed è per questo motivo che, fregandomene altamente delle vostre richieste, scusate, vi propongo immediatamente, anzi noi proponiamo, parliamo al plurale, noi parliamo sempre al plurale, sapete, gli assegni noi li teniamo sul cofano della macchina assieme quando paghiamo. Ebbene, le prossime canzoni sono di un combo americano dedito all'epic metal, è il gruppo più pacchiano del mondo, bravo, bravo, 10 lode, bing, risposta esatta, grazie. Pertanto la prossima canzone circa comincia più o meno così. Yeah.
Bene, adesso vi facciamo una confessione. Noi ve l'abbiamo già detto, siamo un po' avanti con l'età, pertanto si pone in questo preciso istante il momento preciso del ricambio generazionale, cioè come trapassare il heavy metal alle prossime future generazioni. Stavo dicendo, per ovviare a questo problema, abbiamo brillantemente pensato e... abbiamo pensato che nella prossima canzone ci sarà un ospite davvero speciale, cioè il nuovo del metal che avanza, siederà dietro le pelli il secondo genito generato e non creato del signor Mr. Bruno Colloredge, nostro bassista. Ecco qui Little Simon, provetto batterista che ci aiuterà nell'improbabile missione di proporre un classico dei Priest, Trap the Dragon, Painkiller del 1990. Con calma, vogliamo un applauso gigantesco per il buon Little Simon, ve lo dico. Little Simon a fatica spunta dalle pelli, ma è già una forza della natura, sapete. We'll be right back.
riponiamo la nostra fiducia per il futuro, ok? Arriva adesso il momento, durante questo set, di far riposare noi e voi, proponendo una cover di una canzone. Vito e Simo è incredibile, cioè... Voglio un applauso con le palle per Vito e Simo, ok? Dicevo, la prossima è una canzone triste e malinconica, tratta dall'album Angel of Retribution dei Judas Priest del 2004. Si chiama Angel. Thank you.
Thank you.
Grazie! Pochi di voi se ne sono andati, per noi è già una conquista. E basta un attimo, dai, alla fine lo sapete, dai. Allora adesso la prossima canzone è tratta da un album di Metallica che si chiama Injustice for All, ok? Il primo singolo che hanno estratto da quell'album, anche il primo singolo in assoluto, parla di una situazione psicologica abbastanza grave. Adesso non mi soffermo nei dettagli, ma comunque una canzone triste adesso. Thank you.
se qualcuno di voi ha la passione della barca e magari, che ne so, andate in barca, arriva un albatros e voi lo ammazzate, bene, ve lo dico, non ammazzatelo, perché può succedere che nel 1800 un famoso autore inglese scriva un poema e nel 1984 gli Iron Maiden scrivono una canzone dal testo infinito, lungo, senza ripetizioni, e che è molto difficile da memorizzare, ecco, quindi non ammazza. La morale di questa storia, della ballata dell'antico marinaio, è che voi non dovete mai ammazzare nessun volatile, neanche il vostro, avete capito, bei maschioni pelosi? Quindi adesso che ho chiuso questo siparietto, ho il piacere di introdurvi una canzone che si chiama The Rime of the Ancient Mariner! Thank you.
a lifeless lamp, they drop down one by one. Thank you.
grazie, adesso vado sul retro a usufruire del polmone d'acciaio, ok? Grazie, grazie.